passo tranquillo e fidente stanno calpestando una superstizione. Si dice anno bisesto, anno funesto. Ma il 52, quantunque bisestile, è stato per il Polesine anno di case risorte, di ritorni a nuovi focolari, con ancora più vani. Pochi mesi prima erano dovuti scappare in barca. La terra è ricomparsa nel 52. Veramente funesto era stato il congedo del 51. 100.000 ettari allagati, più di 100.000 profughi. Contro l'acqua si è lottato coi sassi. Prima del previsto le trincee erano nate, argini e coronelle. E a primavera si poté tornare sui campi. Ma nel sud interi paesi erano crollati. Sono risorti con case finalmente da cristiani, come ad Africo, dove la severa Calabria ha ritrovato un sorriso. Frattanto altri problemi della vecchia Italia sono stati affrontati dalla nuova Italia. E uno, meccanizzazione dell'agricoltura, chiave della questione meridionale. Le industrie del nord devono lavorare per i contadini del sud. Il trattore, macchina anche della bonifica, ci riallaccia al problema della riforma agraria. I bracciati non credono ai propri occhi. Una promessa di cui diffidavano da generazioni. Ed è un fatto compiuto. Queste nuove costruzioni a Napoli risolvono un altro problema, e non soltanto del dopoguerra, il problema della casa. Casa nuova, nuovo capitolo dei giorni più felici. Salda felicità quando il lavoro è tutelato. E questi si prepongono liberi sindacati diretti da Pastore. Aiutati che Dio ti aiuta. Quanto ad aiutarci in questi anni ci siamo aiutati. E il pozzo numero uno a Corte Maggiore dà ragione al proverbio. Cercavamo metano, troviamo petrolio. L'Italia possedeva il tesoro nascosto. Bruciamo le tappe. Con l'impianto di degasolinaggio abbiamo la benzina italiana. Ma anche quando ci credevamo più poveri non eravamo rimasti inerti. Coi metanodotti abbiamo grandiosamente convogliato una delle forze del nostro sottosuolo verso le officine. E abbiamo acceso i forni dell'industria pesante. E abbiamo fatto sprizzare queste fiamme, autrici di meravigliose e provide trasformazioni della materia. E a Tavazzano, De Gasperi inaugura la prima centrale termoelettrica a metano. Un nuovo poligono di forze si stende sul nostro paese. Vertici principali, la centrale di Piacenza, quella di Civitavecchia, quella di Napoli e quella di Palermo. E a Genova il quadro controllo pare una cascata di fluido benefico. Milioni di nuovi kilowattore. Sappiamo subito come adoperarli. A Genova stessa, Cornegliano, si è messa in moto una grande catena produttiva. Queste gru con le benne pescano il carbone nelle stive. Lo portano ai forni che produrranno annualmente 500.000 di tonnellate di acciaio. Una nave si scarica in 24 ore. Occorrono navi. E i brindisi al mare si sono moltiplicati, invitandolo ad un festoso fervore di spume intorno alle nuove chiglie. Nei transatlantici ormai allestiti brontolano i motori, impazienti di gareggiare per la riconquista del nastro azzurro. Sono i motori che abbiamo veduto a Milano, a Torino, a Napoli, a Bari, nelle fiere che hanno subito dimostrato il nostro buon volere e la nostra capacità di recupero. È varata anche da noi l'auto tutto fare e si è costruita una 8 cilindri a V col disco volante in prova a Monza. Una delle nostre più gloriose costruttrici ridiscenderà in gara. Mentre si impone una nostra moda delle auto, Torino risponde con le auto della moda. Arrivano in punto ormai classiche le stilate fiorentine in anticipo su quelle di Parigi. Attestazioni del nostro gusto, acquisti per decine di miliardi. Ma questo non è un modello nuovo. Nuova è invece la cabina, da cui l'utente può beneficiare di tutte le centrali automatiche. Non tempesteremo più le centraliniste con la nostra impazienza. I cavi coassiali permetteranno 900 comunicazioni simultanee, cavi che sentono e vedono. E quando le antenne televisive si saranno moltiplicate, saranno loro a trasferirne i programmi. La macchina da presa televisiva è cugina di quella cinematografica. E qui volevamo arrivare. I successi dei film italiani calamitano a Roma l'Olimpo del cinema. Gregory Peck e Audrey Hepburn. Jennifer Jones, protagonista di un film di De Sica. Un Jean Gabin molto protagonista di se stesso.
Accadde un giorno di incontrarvi Clark Gable e naturalmente Claudette Colbert. Basta trasportarsi a Venezia. Ginger Rogers, Stroheim e la Wernack e John Fontaine sulla via del Lido. E la piccola Fossé di Giochi Proibiti. E René Clair, perché il festival veneziano ha avuto molti imitatori, ma è rimasto il capostipite. Come il Leone di San Marco è rimasto il premio più ambito. Ci sono premi, diceva il poeta latino, che sollevano agli dèi, sono i premi olimpici. Nasce a Roma lo stadio dei 100.000 per i giochi del 56. Clamori di gloria riempiranno questa ellissi di pietra. Gloria di domani, applausi di ieri, alla Juve che ha vinto lo scudetto. A Bracco, che nelle mille miglia duellando a 167 l'ora contro Kring ha agguantato il traguardo con un attivo di 4 minuti e mezzo. E ad Ascari, che nel Gran Premio di Monza battendosi contro uno splendido Gonzales ha mostrato come si vince quando si è campioni del mondo. E le sfide solitarie portate nel cuore stesso della velocità. Col suo bisiluro a quasi 232 l'ora, Taruffi ha battuto il record delle 50 miglia. Da 2 anni è risospeso un grande appuntamento. Coppi è riapparso migliore di se stesso. La vittoria ha detto subito di sì. Alla Coppa Davis, lo scatenato, paradossale gioco di Gardini, il suo controstile, ci ha dato la palma del singolo. Nel doppio contro Nielsen e Ulrich, Cucelli e Del Bello hanno approdato alla vittoria con un cappotto. Un altro approdo che nel novembre 18 era stato di vittoria. I triestini, sparsi per il mondo, aspettavano le amministrative per tornare alla loro città. Le urne davano ragione al motto del sindaco: fare argine contro le insidie. Diciamolo con te, Tirreno, per Trieste mia. Ed ecco come nel centro e nel sud si sono svolte le amministrative. Un senso festoso nelle città, un'aria di doppia domenica in campagna. Conseguenze del voto alle donne, padri, bambinai, allegri vagiti presso la bocca delle urne. A Roma era come andare a teatro, Cervi e la Morelli. Rascher conclude il suo suffragio con un arrivederci e grazie. Totò stritta l'occhio a destra, ma Eduardo De Filippo per l'occasione fa l'ermetico. Risultato: prevalenza della Democrazia Cristiana e dei partiti di centro. L'Italia democratica è uscita dall'isolamento. Accordo culturale con l'Austria. Visita di Venizelos, ministro degli esteri greco. Visita di Eisenhower. Pochi mesi e questo incontro con Einaudi sarebbe un incontro di due presidenti. E dopo Ike Ridgway, suo successore nel comando atlantico. Lo spirito di questo omaggio ai nostri caduti è riassunto in una frase di Ridgway: quando tornerò, parlerò italiano. Stanno imparando l'italiano questi Thunderjet F-84. Ma l'italiano è la lingua nativa del G80, il nostro reattore. A 860 l'ora il primo salto in avanti dopo la guerra della nostra aeronautica. E a Napoli un passo avanti anche della Marina Militare. Consegna di bandiere e nuove unità. Dei nostri mari si parla tra gli ammiragli italiani, americani, inglesi e francesi riuniti per il grande slam. Unità di vedute, reciproca cordialità di capi. Più che il tema strategico ci importa qui il ritorno tra le marine occidentali anche delle navi che l'8 settembre scelsero la libertà. Ricorrenze, ricordi, emblemi militari racchiudono oggi per noi un significato civile. E mentre il generale punta il binocolo su un campo di manovre, noi vediamo nello sfilare degli uomini e dei mezzi quel significato civile del nostro esercito. L'Italia ha impiegato più di un secolo a raggiungere l'unità. L'esercito è il crogiolo dove si fonde la diversità delle nostre regioni. Se in questi anni abbiamo lavorato, l'esercito rappresenta la difesa di quel lavoro. Quando passano i soldati, inni della patria diventano inni di speranza. E le ali che si profilano su queste schiere ci paiono veramente le ali della pace.